Servizio di igiene urbana in agenda tre offerte per la gestione settennale. Sono tre le offerte per la gestione settennale del servizio di igiene urbana consegnate entro il termine previsto delle ore 13 di oggi. Le proposte sono arrivate dalla Tegre SRL, attuale gestore del servizio, e da due raggruppamenti di imprese. Uno è costituito dalla Tech Servizi SRL e dalla Ciclat Trasporti. L'altro dalla Sieco SPA e dalla Raccolio SRL. Gli atti adesso passano direttamente all'Urega, a cui spetta l'esame delle offerte e l'assegnazione del servizio. L'ammontare dell'appalto è di 118 milioni, pari a circa 16,86 milioni l'anno. Rispetto all'attuale servizio è prevista l'abolizione della raccolta di prossimità e dunque l'estensione del porta a porta a tutta la città, comprese le contrade marinare e le altre esterne alla cintura urbana, oltre alla derattizzazione. Forti dei progressi sul fronte della differenziata, commenta il sindaco Francesco Italia, riteniamo col nuovo appalto di avere creato le condizioni per ulteriori progressi. Vorremmo raggiungere in tutti i quartieri standard degni del rispetto che Siracusa merita, ma, come dico sempre, è uno sforzo che deve farci sentire tutti responsabili nel compiere il nostro dovere, noi amministratori ovviamente più degli altri. Sono state in tutto 10 le aziende del settore che in questi giorni hanno chiesto informazioni e chiarimenti sulla gara e di queste 5 hanno poi deciso di partecipare, 4 hanno scelto la formula del raggruppamento di imprese. Per l'assessore al servizio di igiene urbana Andrea Buccheri c'è la possibilità con questo bando settennale di avviare un nuovo ciclo nella raccolta dei rifiuti in termini di efficienza e qualità, partendo dal 32% di raccolta differenziata recentemente raggiunto. Il passaggio dalla raccolta di prossimità al porta a porta, al quale siamo purtroppo arrivati in ritardo rispetto alle altre zone d'Italia, è una vera e propria rivoluzione. L'esperienza accumulata in questi mesi ci ha consentito di mettere a punto la macchina. Adesso pensiamo di avere trovato le soluzioni contro alcune criticità e di poter effettuare un definitivo salto in avanti.